Ehi ragazzi, non ho resistito, dovevo fare questo video. Come avete visto, l'uscita del film mi ha ridato entusiasmo per questo tipo di video e di nuovo vi ringrazio per il sostegno nei video precedenti, siete adorabili e ho pensato molto ovviamente a idee per i sequel e me ne sono uscito con un soggetto e questo ovviamente ragazzi è una cosa fatta da un fan, è solo idee, speranze, ipotesi, tutto insieme. Questo è ciò che vorrei vedere, che spero di vedere, che forse ipotizzo si possa vedere e semplicemente una mia proposta. Se il film è completamente diverso, pazienza. Se ci ho preso su certe cose, potremo condividere il mio video e dire, ah, Spawn Revenge 92 l'aveva visto e in ogni caso ci divertiamo insieme. Quindi ora vi propongo la mia idea per il sequel di The Batman. Titolo? Non lo so, ci devo pensare. Non è la cosa più importante. La cosa importante è l'idea. Quindi ora ve la espongo e poi mi farete sapere se vi piace. Allora, ho qui i miei appunti. Allora, innanzitutto la storia si apre con una Gotham che sta meglio dopo il primo film, si svolgerebbe tipo un paio di anni dopo. E c'è ancora chi non si fida di Batman, ma in generale molte persone lo amano, si fidano di lui, pensano che abbia salvato la città e pensano che sia una cosa positiva. La sindaca, che è ancora quella del primo film, si rifiuta di dare sostegno ufficialmente al personaggio, a Batman, perché non le sembra responsabile dare il suo sostegno pubblicamente a un vigilante, ma c'è una scena in cui i due parlano sul balcone dopo un discorso che ha tenuto la sindaca, in cui i due si parlano e viene fuori che c'è molta stima reciproca. Lei approva dei suoi metodi e sa che lui non supera mai una certa linea, che non uccide, che non fa certe cose, gli è riconoscente, ma non pensa che sia responsabile promuoverlo, usarlo come mascotte, e lui lo capisce, non ha risentimento per questo e le dice fondamentalmente a ognuno il suo. Ora, Bruce come personaggio. Bruce è molto più un personaggio pubblico, ha capito l'importanza di avere una identità pubblica. Il fatto che numero uno deve anche depistare un po' i sospetti della gente, perché se Bruce Wayne è sempre tormentato e da solo, la gente potrà cominciare a fare uno più uno. Inoltre, effettivamente sta meglio, quindi per quanto sia in gran parte una recita uscire in pubblico, sta anche meglio. E il look, da un punto di vista di look, è più o meno lo stesso, è solo un po' più curato, questa è la mia idea. Io non voglio che i capelli corti simboleggino lo stare male. E i capelli e lo stare bene, i capelli lunghi lo stare male. È lo stesso Bruce, solo che sta meglio, semplicemente. Quando è da solo non è felice, non è un Bruce Wayne felice. Vediamo dei momenti da solo in cui guarda le foto dei genitori, c'è ancora dolore, c'è ancora il tormento che lo rende ciò che è, però si ritaglia degli spazi, non è preda di queste cose, le usa come motivazione per fare ciò che è giusto, quindi il tipo di scena in cui guarda le foto dei genitori, respira, si mette il costume e va a fare ciò che è giusto, una cosa di questo tipo. Poi viene fuori la nuova minaccia. C'è un attacco fatto alla sindaca che quasi riesce ad ucciderla. Bruce la salva per un pelo e l'assassino misterioso scappa e Bruce e Batman trova le armi che hanno cercato di utilizzare per ucciderla, che hanno lanciato alla sindaca, che sono dei pugnali con sopra un logo a forma di gufo. Esatto, il cattivo è la corte dei gufi, come nel fumetto si scopre tramite i pugnali che usano. Quindi viene fuori tutto il concetto della corte dei gufi. Se non lo sapete chi sono la corte dei gufi, la corte dei gufi è una sorta di ordine tipo i massoni che sono esistiti da sempre e viene fuori che in segreto hanno sempre gestito Gotham nell'ombra. E cose come il crimine, la malavita, Falcone, eccetera, non gli sono mai interessate. Falcone pensava di essere il padrone di Gotham, ma in realtà la corte dei gufi controllava molto più di quello che Falcone avrebbe mai potuto pensare. Hanno lasciato credere a Falcone che fosse il capo, i suoi piccoli traffici, eccetera, mentre intanto tutto veniva orchestrato da loro. Loro hanno permesso che certe persone venissero messe in certe posizioni. Nulla dava contro gli affari della Corte dei Gufi, perché la Corte dei Gufi sono ricchi, schifosi che sono sempre esistiti e loro non hanno mai avuto nessun problema dagli affari di Falcone. Anzi, se la gente ce l'aveva con Falcone, era attenzione che era tolta dalla Corte dei Gufi. Quindi c'è questa cosa. In questa versione c'è il capo dei Talon, viene fuori. I Talon sono gli assassini della Corte dei Gufi, qui ce ne sono più di uno, e c'è
il capo di Talon, che è diverso, ha un'armatura diversa, si vede che è il capo, e c'è questo personaggio qui, e a lui ci torno dopo. Ora, Bruce fa delle indagini sulla corte di Goofy, chi c'è dentro, e viene fuori che il sindaco ucciso dall'enigmista nel primo film era un membro della corte di Goofy. Batman si intrufola nella casa del sindaco morto, guarda in giro e trova nascosta in un anfratto una maschera a forma di gufo. C'è anche un incontro con il figlio del sindaco con cui Batman aveva avuto quel legame così bello nel primo film, e nasconde la maschera, e quando il ragazzo gli chiede che succede, eccetera, c'è qualcosa che mi devi dire di mio padre, insomma, che succede? Batman non gli dice niente, decide di preservare quel poco di reputazione positiva che era rimasto del sindaco, che non era una brava persona, ma l'implicito è che dire al figlio che il padre, oltre a tutte le cose che sappiamo, era anche un membro della corte di Goofy è troppo, e decide di risparmiargli questo dolore. Quindi io porterei avanti questa cosa del legame tra loro due, non perché voglio che il ragazzo sia Robin, non è per questo, io non voglio che sia Robin, semplicemente voglio che Bruce continui ad avere un legame con lui. Ora, vengono anche fuori dei dubbi sui genitori di Bruce, di nuovo. Nel primo film c'era la paura che il padre fosse un assassino, ora viene la paura che fossero nella corte dei Goofy. Questa è una cosa che non sarebbe centrale, ma ci sarebbe. Bruce è pronto a sopportarlo perché ormai ha elaborato quel tipo di paura, ma viene fuori che non c'erano dentro alla fine. E anzi, il capo dei Talon, in una scena in cui si incontrano, gli dice, ridendo, che no, i Wayne non erano nella corte di Goofy, e anzi, se lo fossero stati, non sarebbero mai stati uccisi da nessuno, e che, insomma, ecco. E ovviamente non glielo dice perché sa che Batman è Bruce Wayne in questo momento, però viene fuori la domanda sui Wayne. Ora, in questa storia io darei più spazio a Gordon. Gordon mi è piaciuto un sacco nel primo film, voglio che gli diano più spazio. Allora, vorrei che introducessero il fatto che ha un figlio, James Jr., che ha dei problemi emotivi, non è una persona sana mentalmente, ha dei problemi. Questo rimanda allo specchio nero di Scott Snyder, e ha una possibilità per dei sequel di James Gordon Jr., che nei fumetti è terrificante, e vorrei introdurre questa cosa, non sbandierata lì, però, per chi la capisce, e ha anche una figlia, Barbara, che è un genio dei computer, e sarebbe tipo 16-17 anni, ed è un genio dei computer, e Gordon le dice che si metterà nei guai se continua a stare sempre su quei siti e cose del genere, insomma. Perché io, ragazzi, più di un Robin vorrei un oracolo. Non deve stare su una sedia a rotelle, ma io non vorrei Batgirl, non vorrei Robin, vorrei oracolo, vorrei qualcuno che diventa il centro informatico di Batman, al sicuro in una caverna e non fuori a combattere con lui, perché io più anni passano e più penso che l'idea di avere dei Robin sia irresponsabile, e preferisco che Batman non abbia dei Robin, e mi piace l'idea di avere Oracolo, che invece nella caverna, lontana dal pericolo, è però utilissima. E poi voi sapete che io adoro Oracolo, sempre adorata, è il mio personaggio femminile preferito della DC. Ora, Alfred in questo film avrebbe senz'altro più spazio, perché era uno dei difetti del primo, non enorme, però era un difetto, vorrei che avesse più spazio. Bruce con lui scherza di più, è molto più vicino, è molto più il classico rapporto Bruce-Alfred, hanno superato i loro problemi, e Bruce scherza anche un po' nel suo modo asciutto alla stile Justice League, il cartone, dove Batman non è uno che scherza, però ogni tanto una zingata ce la infila. Ora, c'è uno scontro tra Batman e il capo dei Talon, e il capo dei Talon vince, lo massacra di botte, lo cattura e lo intrappola nel labirinto di marmo della corte di Goofy. Il labirinto di marmo della corte di Goofy è una cosa introdotta da Scott Snyder nella storia della corte di Goofy, dove vengono messe queste persone senza cibo, l'unica acqua viene da una fontana che ha acqua drogata che ti causa allucinazioni, e Batman è lasciato lì fondamentalmente a morire, apparentemente. Le visioni che ha quando beve l'acqua, però, non sono come quelle nel fumetto della corte di Goofy sui suoi genitori, ma sono simili al fumetto Ego di Darwin Cook, che è una delle grandi ispirazioni di Matt Reeves. È un bellissimo fumetto, Darwin Cook, uno dei migliori scrittori di Batman che ci sono. Io ho anche la figure, ora non ve la faccio vedere, ma ho la figure qui di Darwin Cook, del Batman di Darwin Cook. Ha queste visioni, e in queste visioni parla con il proprio lato oscuro, come in Ego, quindi è Bruce che parla con la personificazione della rabbia che è Batman, questa creatura mostruosa con le orecchie da pipistrello. E fanno un discorso su, cioè praticamente questa parte oscura lo vuole spingere a uccidere, a essere
essere cattivo, dice: lo vedi con cosa stai combattendo? Questi qui sono spietati, devi diventare come loro, li devi uccidere, devi diventare me. E Bruce rifiuta. E quindi sarebbe un modo di nuovo ribadire il fatto che Batman non uccide, questo Batman non uccide, ma dentro di sé c'è questa grande rabbia che lui deve incanalare. Alla fine Batman riesce a scappare, ovviamente, perché è Batman, e può essere come nel fumetto, può essere in modo più fico. Comunque una cosa intelligente, Batman che usa l'intelligenza e sorprende la corte dei gufi riuscendo a scappare da questo orribile labirinto, arriva a Villa Wayne giusto in tempo per salvare Alfred, perché una volta che l'hanno catturato, hanno capito che è Bruce Wayne perché hanno guardato sotto la maschera e decidono di distruggere Villa Wayne e di uccidere Alfred. Arriva giusto in tempo e salva Alfred dai Talon, c'è lo scontro nella caverna e la caverna potrebbe essere quella sotto Villa Wayne nella metropolitana o una nuova, comunque sarebbe diventata più curata, più moderna qui rispetto al primo. E combatte la corte di gufi con un'armatura che si è fatto, come nel fumetto, ma non sarebbe esattamente uguale, sarebbe una cosa che lo rende più forte, ma sempre in modo non sopra le righe. Avremo anche un momento molto figo in cui Alfred, dimostrando di essere un ex soldato e di essere l'uomo che ha addestrato Bruce inizialmente, massacra di botte uno dei Talon della corte di gufi, non lo uccide, ma lo mena tantissimo, dimostrando di essere insomma, un personaggio serio. Io vorrei tanto un momento di Alfred che fa il mazzo a qualcuno, mi piacerebbe tantissimo. E niente. Poi, dopo questa scena, Bruce va in giro per, numero uno, vedere se alcune persone sono al sicuro come Gordon dalla corte dei gufi, ma anche perché ha il dubbio che la sindaca potrebbe essere anche lei parte della corte dei gufi, che fosse sempre stata parte del loro piano. E che forse era un depistaggio quello all'inizio in cui l'avevano attaccata, un modo di forse attirare Batman allo scoperto. Ci arriva, la salva e viene fuori che no, lei effettivamente è a posto, lei è una brava persona e combatte con il capo dei Talon e questa volta lo sconfigge, essendo più motivato di prima e conoscendo adesso un po' lo stile di combattimento, bla bla, riesce a sconfiggerlo. Dopo questo si mette a fare delle ulteriori indagini sulla corte. Poi ragazzi, l'ordine delle cose può cambiare un po', questi sono i concetti. Sto cercando di farli in maniera più fluida possibile, ma ora non vi attaccate tanto alla struttura, ok? E Batman trova delle prove che dimostrano il collegamento di vari icconi di Gotham con la corte dei gufi e trova anche delle informazioni sul passato dei capo dei Talon. E viene fuori un personaggio estremamente tormentato, un personaggio che era un orfano del manicomio in cui stava Eddie, l'enigmista. Il capo dei Talon è un'altra vittima della feccia ricca di Gotham. È stato sottoposto a orribili torture, gli hanno fatto il lavaggio del cervello e l'hanno trasformato nel perfetto assassino che lavora per loro, prendendolo dall'orfanotrofio, rendendolo appunto l'assassino perfetto. Quindi viene fuori un personaggio anche parecchio triste, parecchio tormentato. Comunque hanno queste prove e decidono di andare a arrestare questi qua, ci vanno Batman, Gordon, Martinez, il poliziotto e altri poliziotti onesti, la polizia è migliorata nel frattempo, ma arrivano che trovano i vari ricchi nelle loro case morti, assassinati dal capo dei Talon, che ha scoperto le informazioni che ha scoperto anche Batman e sa che cosa gli hanno fatto e quindi li odia e li ha uccisi preso dall'ira. Prima de Lo scontro finale con lui e la nostra conclusione del film, c'è una scena d'Arkham. In questa scena d'Arkham l'enigmista scappa con l'aiuto di Joker. Joker non scappa, non può scappare, ma può dare una mano a Eddie a scappare. Ora il come precisamente non lo so, però gli dà una mano a scappare e quindi pompiamo il fatto che l'enigmista tornerà nel terzo film. Joker rimane un personaggio di contorno perché ripeto che non voglio che sia il cattivo principale e ci infiliamo un paio di camei di personaggi come il cappellaio matto, che voi sapete io adoro, il ventriloquo e cattivi di questo tipo che con la promessa che forse nel terzo avranno anche loro un ruolo. Ok? C'è lo scontro finale con il capo dei Talon, sarebbe uno scontro fighissimo, sarebbe ben coreografato, sarebbe spettacolare. Alla fine Batman riesce a sconfiggerlo e però ha pietà di lui, sa che cosa gli hanno fatto e gli dispiace e gli offre aiuto, gli dice forse possiamo rimediare, un po' come con Joker in The Killing Joke, forse possiamo sistemare le cose, so che cosa vuol dire soffrire, posso aiutarti. E il capo dei Talon però rifiuta e si uccide perché è terrorizzato dal fatto di essersi reso conto che non esiste, non ha un'identità,
non è una persona vera, è sempre stato solo un fantoccio e non ce la fa a ricominciare da capo e quindi si uccide. Quindi è triste questa cosa. Il film finisce però in modo più trionfale del primo perché la sindaca si è salvata, Gordon, tutti stanno bene, la corte dei gufi è stata sconfitta e smascherata e di nuovo Batman conferma di essere un'influenza positiva sulla città. Abbiamo un discorso di fronte a un sacco di persone e telecamere della sindaca e di Gordon, tutti sono felici, tutto è molto trionfale. Batman guarda la scena dall'ombra su un palazzo con un mezzo, un quasi sorriso e c'è questo finale positivo. Il film però finisce con qualcuno che sta guardando il discorso della sindaca e di Gordon da un televisore. Belle parole, tutto positivo, e a un certo punto il televisore viene rotto da qualcosa, qualcosa viene tirato sullo schermo e si distrugge, tutti i frammenti vanno per terra. E vediamo qualcuno con la solita cosa di Matt Reeves di fare le cose dal punto di vista del personaggio, qualcuno che camminando si avvicina ai pezzi e guarda giù e noi vediamo il suo volto nei pezzi di vetro e non è un volto visibile perché è ricoperto da bende, perché è Ash. E quindi il film pompa il fatto che il terzo film sarà incentrato su Ash, che vuole vendetta per quello che hanno fatto a suo padre, perché il giornalista ucciso per colpa di Thomas Wayne si chiama Elliot ed è molto probabile che sia il padre di Thomas Elliot, ovvero Ash. Ora questo non viene sbandierato, lo capisce uno che conosce i fumetti, semplicemente il film finisce con questa faccia bendata che guarda i frammenti, guarda il proprio riflesso nei frammenti. E il film finisce con questa cosa, e questa sarebbe la mia idea per il secondo film. Se anche una sola di queste idee in qualche modo finisce nel sequel, io sarò contentissimo. Il primo film era in molti modi una cosa che io speravo, quindi sarebbe fantastico. Prima di concludere, vorrei solo dire una cosa sui cattivi, usati nei sequel, che possono essere utilizzati nei sequel, perché allora c'è questa cosa che si parla di come l'universo di Reeves è realistico. E la parola che usano in inglese non è realistic, è grounded. Grounded vuol dire con delle basi nella realtà, che non è esattamente la stessa cosa di realistico, secondo me. Nolan è realistico. Secondo me questi film hanno, ovviamente vogliono sembrare molto seri, molto plausibili in tanti aspetti, ma il primo film ha anche delle cose molto fumettistiche. Io credo che, a differenza di quello che dicono alcuni, che ci siamo privati di alcuni cattivi che non potranno mai fare. Io credo che possiamo fare più o meno tutti i cattivi di Batman in questi film con degli adattamenti, rendendoli una via di mezzo tra il realistico e il fumettistico. Non possono fare una cosa totale fumettistica, forse, ma credo che molte cose possono essere elaborate. Freezer può essere un uomo che è caduto in delle sostanze chimiche e deve sopravvivere a temperature sotto zero e magari invece di avere l'armatura fantascientifica potrebbe avere un respiratore e dei guanti come nei giochi Telltale. Clayface, magari non è un uomo fatto d'argilla, ma magari è un uomo sfigurato che usa una crema, come nel cartone all'inizio, per modificarsi la faccia e assumere la forma di chiunque altro. Io credo, ragazzi, che se lo presenti con rispetto e serietà, gli spettatori accetteranno più o meno qualsiasi cosa se la gestisci in un certo modo. Per dire, anche Man-Bat, dice un pipistrello gigante, non lo fanno mai in questi film. Secondo me, se introducessi uno scienziato che si trasforma e lo filmi in un modo alla Cloverfield, che è sempre di Matt Reeves, in cui non lo vedi mai chiaramente, quindi non hai la sospensione dell'incredulità perché, no, devi vedere questa cosa in CGI che vola ovunque. No, è nell'ombra, fa paura, è spaventoso. Io credo che puoi fare funzionare molte cose. Questo era un punto che volevo fare alla fine, che secondo me, con un po' di impegno in questi film si potrebbe teoricamente far funzionare qualsiasi cosa. Come vedete, io nella mia idea non ho messo niente di particolarmente soprannaturale. Tra l'altro, io non l'ho detto, ragazzi, ma nella mia idea non ci sarebbe la cosa che i Talon sono immortali, semplicemente sono guerrieri. Questa è la mia idea. Però io credo che si può fare molto di più di quello che dice certa gente con questi film. Comunque ecco, questa ragazzi è la mia idea per il sequel. Fatemi sapere cosa ne pensate, se a voi piacerebbe, cosa vorreste vedere voi e spero che vi sia piaciuto. Io mi sono divertito molto a scrivere questa idea e a raccontarvela. Ci vediamo presto e statemi bene.